tornando un po' alla famiglia, forse giustamente un po' più severa di quella di oggi, torniamo al fatto che essere lasciata per una ragazza era un disonore. Ma questo papà forse si era già un po' aggiornato e vedendo la sofferenza della figlia dice: beh, non fa niente, non ti merita questo ragazzo, torna da papà, ti riprendo sulle braccia come quando eri bambina. Fiamme, tanta Gianluca Ricci, di Diorio, grande Diorio, fiamme, da non confondere con la fiamme, fiamme. Thank you.
melodia così dolce, così soave, passiamo ad un ritmo più incalzante, giusto per un filare più scoppiettante, perché adesso vi ricordiamo di quando nell'aia comune si facevano dei lavori anche faticosi, ma alla fine però si concludeva con l'organetto e un ballo. Bene, il ballo tradizionale del folklore abruzzese era la sardarella, che noi vi facciamo rivivere con questo canto. Poi cantiamo Vola Vola e poi ci sarà il ballo dei nastri. Va bene? Così concludiamo in bellezza. A voi la sardarella. Bene,
ringraziamo la professoressa Castiglione che ci ha regalato
si tratta di un ballo che dura 5 minuti, quindi non so se è il caso di girare la sedia, se è una stagione, se è stata solo per girare un po' la sedia, poi si chiederemo qui perché è tutto più scomodo. Ebbene, mentre vi spostate, vi volevo dare alcune notizie su questo ballo. È un ballo antichissimo, un ballo proviziatorio. Gli antichi contadini facevano questo ballo perché l'anno fosse prospero, avesse tanti frutti. Allora si faceva questo ballo perché se riusciva, diciamo che l'anno agricolo avrebbe dato tanti prodotti buoni. Si chiama lancio d'amore perché dal mondo agreste poi si trasferisce al mondo della famiglia, delle coppie. Ebbene sì, ballava durante il matrimonio, per esempio, e se l'intreccio usciva significava che quella coppia era una coppia fortunata. Il loro amore sarebbe durato in eterno, noi avrebbero avuto tanti figli, ecco perché il lancio d'amore. Non parlo tipico abruzzese, che però diciamo, nasce più nella Teramana che nella Sant'Andrea, ha un gruppo bravissimo che parla questo ballo. Se siamo pronti, io smetto determinati di chiacchiere, un po' mi serve un minuto per far conoscere. E ci accingiamo. Va bene, allora la maestra di Anna Paola prende il suo strumento che è l'organetto, lei insegna, ripeto, l'organetto normalmente detto, che è talmente in dialetto detto l'utubonte, perché se ci vado al lato, sulla mano sinistra lei ha solo due tasti, quindi l'utubonte, cioè due tasti. Bene. Siamo in tempo raggiunto il gruppo di ballo di Antioche. Speriamo di intrecciare la funzione, dire che così con questo ballo vi possiamo salutare e dare una benvenuta alle prossime occasioni. Thank you.